Lo straordinario carattere del Lecce e la grande determinazione nel cercare il filo di una partita che sembrava irreparabilmente smarrito sul terreno del Bentegodi dopo il micidiale 1-2 di Giampaolo e Piubelli, un discreto aiuto da parte della Dea Bendata, sono gli ingredienti base che consentono ai pugliesi di tornarsene imbattuti anche da Verona al termine di un confronto tiratissimo e vibrante dall'inizio alla fine. Verona ancora in formazione d'emergenza, privo di 4 titolari e con 3 giocatori recuperati in extremis, e alla fine ne ha risentito particolarmente a centrocampo, dove spesso il Lecce ha avuto la meglio grazie soprattutto al dinamismo dei vari Olive, Melchiori, Scarchilli e Notari Stefano. Piubelli, l'autore del raddoppio del Verona, dice che nemmeno sul 2-0 si era illuso che la partita fosse già chiusa, però... Credevamo che oggi potevamo portare a casa una vittoria, sapevamo soprattutto il secondo tempo sarebbe stata dura. Certo che anche oggi ci sono successi degli episodi che inspiegabili, è già un po' di tempo che ci capitano. Speriamo che... Per esempio? Ma quei 10 minuti di quarto d'ora di follia che abbiamo avuto nel secondo tempo, sembra quasi che abbiamo paura di vincere, sembriamo una squadra che ha paura proprio di portare a casa i 2 punti. E tu come lo spieghi questo? È riferito ad una squadra esperta come il Verona in fondo? E infatti, una squadra esperta, miscelata bene con giovani e gente di una certa esperienza. Non so neanche io, si vede che questa crisi dei risultati, specialmente in trasferta, ci ha un po' condizionato e si vede che ha lasciato il segno. Intanto una gamba di Calisti consente a Lecce di accorciare le distanze, poi il palo evita il 3-1 per i padroni di casa sul colpo di testa di Piovanelli. Poi una punizione giustamente accordata a Lecce dall'arbitro Brignoccoli, battuta a sorpresa e con grande precisione da Notari Stefano, frutta il pareggio ai pugliesi. La squadra di Bolchi insiste ed ottiene il vantaggio. Un'altra gamba, stavolta di Luca Pellegrini, beffa il portiere veronese Gregori sulla conclusione del solito Notari Stefano. Allora Reia toglie Piubelli e manda in campo Ghirardello, giovane punta della primavera giallo-blu, e al primo tentativo ecco il pareggio con autodedica. Questo gol mi dà morale, cioè, è tutto per me, perché per la squadra è andata bene, perché abbiamo pareggiato, però abbiamo giocato abbastanza male, diciamo, cioè, possiamo dire anche sfortuna, ma ormai è parecchie volte che parliamo di sfortuna, allora non si può neanche aggrapparsi alla fortuna. Magari con poca lucidità il Verona insiste a testa bassa cercando la vittoria, ma un altro legno dice ancora di no a Piovanelli, gran partita la sua. E a chi sostiene di aver visto un Lecce bello e fortunato, Bruno Bolchi risponde così. Ma io l'ho visto solo bellissimo, non fortunato, perché noi siamo partiti alla grande, stavamo dominando, abbiamo subito un gol rocambolesco e subito il raddoppio. Un'altra squadra sarebbe andata sicuramente alla deriva. Noi invece dal 2-0 per loro siamo passati al 3-2 per noi, quindi chiamare fortuna questa mi sembra troppo riduttivo verso i miei giocatori che hanno fatto una partita straordinaria.